Lavoro in board internazionali che riguardano la standardizzazione dell'interoperabilità tra grandi piattaforme e sistemi, in particolare la blockchain, che è in questo momento la tecnologia emergente cosiddetta disruptive, che sta andando a configurare i nuovi modelli di servizio che si stanno creando a livello mondiale. In particolare l'Hyperledger, che è il community che presenta la maggior parte dei paesi del mondo e coinvolge le imprese più grandi del mondo, sta definendo delle piattaforme e degli standard che verranno utilizzati per creare questi modelli di fruizione di servizi peer-to-peer, cioè da fornitore del servizio al soggetto senza intermediari. Di tutto questo non si può non tener conto nel nostro paese, nel senso che le regolazioni che verranno definite dovranno tener conto di questo sistema emergente per evitare poi di essere in qualche modo superati, come è capitato per gli over the top, delle grandi piattaforme di fruizione di dati tipo Facebook, Google e altri, ma tener conto di questo nel modo in cui progettiamo i nostri sistemi di regolazione, nel modo in cui noi li sperimentiamo nelle grandi infrastrutture che vogliamo realizzare a livello italiano e europeo. Questo riguarda in particolare la pubblica amministrazione, che in questo contesto poi ha un ruolo centrale nell'ambito dei sistemi di pagamento diffusi.